Pietro Bambara, non solo dichiarazione dei redditi, ma c'è anche un'importante novità per il reddito di emergenza. Cosa è successo? Noi sappiamo che il reddito di emergenza è stato prorogato fino al 31 maggio, dal 30 aprile che era la data ultima di presentazione del modello. Quindi vi consiglio di prendere appuntamento per poter richiedere questo beneficio, che è molto importante soprattutto per le famiglie che si trovano in difficoltà economiche. Quindi chiamateci pure, vi fisseremo un appuntamento, e se non avete presentato l'ISEE non vi preoccupate, perché i nostri uffici saranno a vostra completa disposizione. Ecco. Ovviamente vi ricordo che la corresponsione sono 400 euro per 3 mensilità e i requisiti di accesso al beneficio sono la residenza in Italia, un reddito familiare inferiore all'ammontare del beneficio, quindi inferiore a 1200 euro, incrementato di una mensilità dell'eventuale affitto, un patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro, incrementato di 5.000 euro per ogni figlio successivo al primo e nel limite massimo di 20.000 euro, e tale soglia può essere aumentata di 5.000 euro per chi ha un familiare disabile. Il valore ISEE deve essere inferiore ai 15.000 euro. In questo periodo abbiamo anche richiesta soprattutto sulla carta acquisti. La carta acquisti si richiede se si hanno più di 65 anni, se si hanno bambini fino ai 3 anni di età, e la si ottiene soltanto se si è presentato appunto il modello ISEE. Ovviamente non sono soltanto questi i requisiti per poter richiedere la carta acquisti, quindi vi consiglio di prendere un appuntamento e un nostro consulente fiscale vi darà tutte le informazioni necessarie per non farvi perdere un beneficio così importante in questi tempi. Vi ricordo che è possibile prenotare allo 059 48 24 84 1, oppure potete visitare la nostra pagina internet cafitaliaemiliaromagna.it, oppure se volete fare le pratiche comodamente da casa potete sempre dal sito internet richiedere un appuntamento telematico. Un nostro consulente ovviamente vi chiamerà per poter espletare la pratica. Oltre al centro di Via Pelusia a Modena, i centri CAF Italia EPAS si trovano in provincia a Pavullo nel Frignano, via Marchiani 61, a Formigine in via Picelli, a Maranello in via Claudia, a Sassuolo in via Circonvallazione Nord-Est, a Carpi in via Dosi e a Mirandola in via Agnini.